sono Luca Barboni, sono un imprenditore e un growth hacker. Il growth hacking non è un canale di marketing come può essere Facebook, Google, fare SEO, aprire un blog, non è una serie di trucchetti magici che funzionano sempre e non è solo una moda che sta prendendo piede, insomma, nel mondo del marketing moderno, ma è molto di più. Paradossalmente, uno degli insegnamenti, dei principi fondamentali del growth hacking è proprio che la peggiore decisione di marketing che si può prendere è quella di fare marketing su di un prodotto che non vuole nessuno e che perciò non è pronto a ricevere, a sperimentare una grande crescita. Il growth hacking, alla sua essenza, è una metodologia, un processo, quindi la differenza tra una persona che si improvvisa, una persona che può dire io conosco questa metodologia, quindi posso applicarla, posso calarla nelle aziende, appunto è la conoscenza e la formazione su qual è questo metodo, qual è la struttura, quali sono gli step, quali sono i passi da percorrere. L'innovazione porta con sé incertezza, rischio, cambiamento rapido, veloce. E quindi queste metodologie che sposano la sperimentazione piuttosto che la pianificazione, l'analisi dei dati piuttosto che la creatività e l'ispirazione sono più vicine al controllo del rischio, sono effettivamente più vicine a portare risultati interessanti a livello di business e di marketing che non affidarsi appunto a menti geniali come invece poteva essere un qualcosa che faceva la differenza 50 ma anche 20 o 10 anni fa. Beh, quello che è cambiato nel marketing è innanzitutto l'attenzione disponibile nella mente delle persone. C'è una famosa ricerca americana che dice che appunto in US la persona media è bombardata da 3.000 messaggi pubblicitari al giorno. Il sovraccarico di informazioni, l'accessibilità, la democratizzazione della tecnologia, dei social media, ha fatto sì che più persone possono parlare e quindi viceversa i nostri clienti sono meno disposti ad ascoltare. E questo è uno dei motivi per cui un modo di approcciare i problemi del marketing che porta in sé appunto il modo di fare degli hacker, il pensiero dell'hacking, può essere rivoluzionario perché ti permette di affrontare questo contesto con punti di vista nuovi e poco convenzionali. Nel prossimo decennio quello che vedremo è che quello che oggi è il ruolo dello stratega nel marketing, dell'empatico a livello più macro di visione, anche un po' di filosofo, di sociologo, di persona che riesce a interpretare il mercato e quindi di fatto le persone, avrà sempre più valore. E invece i tecnicismi come la gestione delle campagne, la creatività, l'analisi dei dati saranno sempre più delegati a un aspetto tecnologico e automatico. Uno dei trend, diciamo, delle visioni ideali del growth hacking è quello che a lungo termine non ci sia una persona all'interno dell'azienda, all'interno del team che si occupi di crescita, ma che l'importanza della crescita venga compresa così a fondo che tutta l'azienda viene modellata in questo senso. Viceversa, nell'ambito delle corporate, probabilmente il posto migliore che oggi e nei prossimi anni un growth hacker potrebbe avere è essere messo alla guida della validazione di nuove linee di business.